Sta arrivando. Il regalo, Michele. Adesso prendiamolo. Anche tu. Anch'io. Alessandro. Sì. Dai. Scusate. Ti faccio tornare un giovanotto. Fa male te? Persiano, siamo pronti, andiamo. Sì, sì. Andiamo. Vengo. Torno subito, Camillo! Sei tornato! Non mi sarei perso questo giorno per niente al mondo! Camillo! Persiano! Su, parliamo dopo, adesso andiamo! Padre Filippo, posso venire oggi pomeriggio a confessarmi? La mia chiesa è sempre aperta. Grazie. Fatemi la carità di un pranzo. Mio marito è più di un mese che non lavora. Anche la cucina è sempre aperta. Grazie. Dio vi benedica. Che Dio vi benedica. Per favore, un sei dimenticato. Lo sai quanti anni hai? Sì, lo so. Uno di più dell'anno scorso e basta. Ti ricordi quando abbiamo festeggiato tanto tempo fa il nostro compleanno? Sì. Dai, Michele! È quello con cui ci hai dato da mangiare la prima volta. Ma dove l'avete trovato? Era ancora nascosto nelle catacombe. Camillo, bentornato. Grazie. Allora, fame. Pronto? Mangia. Allora voi andate. Andiamo? Sì. Pronto? Andiamo. Fame. Anche più vino. Perché li tratti male? Perché mi stanno sempre addosso. E poi ogni volta mi vogliono presentare un marito diverso, Arriviamo! Oh. Arriva la zuppa! Oh. Il vino c'è? Pronto il vino? C'è. Grazie. Vedi, Persiano, come sono tutti cresciuti, come siamo tutti cresciuti. Sì. Pierotto, che ormai avrà letto più libri di me. No! Come si sta per laureare. Michele, che scappa sempre dalla sartoria del padre per venire ad aiutarci e non zagaglia più. Come non detto. Ippolita, la sorella, la sorellina che è diventata una donna bellissima. Grazie. Camillo che è tornato a Roma e speriamo che non parta più perché ci è mancato molto. E Alessandro che dovrebbe ridere un po' di più perché dove arriva lui arriva la luce. Su.
persiano rosa. Cresciuto anche lui, ormai di rosa c'è più poco. Diciamo che c'è più grigio che rosa. E Aurelio, che non ci viene mai a trovare, ma va bene così. Peccato che ne manchi uno. Mezza pagnotta. Si è saputo più niente di lui? No, le solite voci. Prima di cominciare, io vorrei dirvi una cosa importante. Ho deciso di partire missionario per le Indie. E me lo dici così? Pensavo che tu non saresti stato contento. Non potevi darmi una notizia più bella di questa. Vai ad occupare il posto che non ho occupato io. Io vorrei partire con te, ma... No, 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 tu rimani qua. E a questo punto io prenderò il posto che lascerà libero Alessandro. Bravo Camillo, vieni a stare con noi. Sì, tutti questi anni a Milano mi hanno fatto capire che quello che voglio è servire il Signore. E voglio farlo qui, insieme a voi. Bravo. Io, cari ragazzi, Filippo, farò la carriera ecclesiastica. So che sarà difficile, ma voglio diventare vescovo. E poi? Poi... fatto il primo scalino, potrei andare avanti e ottenere qualche nunziatura. Certo. E poi? Poi potrei diventare cardinale. Cardinale. E poi? E poi papa? Forse sì. E poi? Poi basta, Filippo. La mia vita finirà. E che cosa avrai raccolto? Beh, mangiamo, su. Forza. Sì, sì. Sì, avanti, mangiamo. Sì, prendiamo! Prendiamo il tuo papà! E chi è? So quanto vi siate adoperato per la mia elezione e quanto entrambi abbiamo la stessa visione della Chiesa e dei suoi mali. Ho solo cercato di servire la Chiesa, Santo Padre. Il concubinaggio, la simonia. Dio ci ha puniti per i nostri peccati. Ma ora è giunto il momento del rigore. Un uomo, anche se papa, non può svolgere da solo un compito così grande. Volete essere al mio fianco? Per me sarebbe un gran privilegio potervi servire, Vostra Santità. Mi occorre qualcuno che vegli su quanto accade là fuori. Roma! Roma deve essere di esempio per ridare dignità a tutta la nostra Santa Madre Chiesa. Brucio nei libri un odore di eresia. Esiste una lista. Oggi pomeriggio sono anche venuti da noi. Noi avevamo qualche cosa? No, nulla. Eminenza. Aurelio. Vieni, vieni, accomodati.
Sono contento che tu abbia accettato il mio invito. Come saprai, col nuovo Papa molte cose stanno cambiando. Non so tu, che opinione abbia in merito? Io ne sono felice, come tutti quelli che hanno a cuore il bene della Chiesa, Eminenza. Non sai quanto queste tue parole mi rallegrano. Grazie. Io ho perso un nipote che se n'è andato, partito per le Indie. È una gioia inaspettata vedere che altri giovani sono pronti a mettersi a servizio della Chiesa. Io non desidero altro. Come sai, sono tempi delicati. Bisogna controllare, vigliare ogni dettaglio. Il popolo di Dio è smarrito. Ha bisogno di certezze, di confini chiari, saldi, invalicabili. E noi glieli dobbiamo dare. Sono assolutamente d'accordo con voi. Se avete un compito per me, io sarò felicissimo di eseguirlo, Eminenza. So che conosci molto bene Filippo. Sì. Ci siamo quasi. Dobbiamo arrivare fino a lì, però adesso fermiamoci un momento così. Tu ripigli fiato. Ah, io, eh? Beh, ripigliamo fiato tutti e due. Filippo! Aurelio! Ciao. Disturbo? No, ma che disturbi? Una bella sorpresa. Capiti a Cecio? Eh? Capiti a proposito, dico, dammi una mano. Ma è uno zingaro. Uno che ha bisogno. Dai, su, forza. Sì, senti, volevo dirti che ho molto riflettuto sul nostro ultimo incontro. Sì, prendi la mano, su, forza. Sì, aiutami. Ti volevo dire che sono rimasto molto male per come mi hai risposto. Sotto l'ascella. Sì. E come ti ho risposto? Io pensavo alla tua felicità. Sì, no, lo so. Infatti, gli anni che ho passato da voi da bambino sono stati i più... Cioè, non so come dire adesso. Non lo dire adesso. No, intendevo dire i più belli della mia vita, capito? Ed è per questo che io, insomma... Sì, ti chiedevo di entrare a far parte dell'oratorio. Vuoi venire a lavorare con noi? Se mi volete. Ma come? Assunto, subito, anzi, comincia da subito. Pensaci tu a lui. Lui deve essere curato, però prima bisogna che tu lo lavi tutto, da capo a piedi, sì, soprattutto i piedi. Vai, tienilo tu. Io. Ecco, sì. Mi raccomando, io. Meno male, perché io ho tanta gente da confessare. Beh, benvenuto, Aurelio, benvenuto. Filippo, io. Grazie, sono stati anni bellissimi, con un unico dolore, sapere che il male che ho fatto a mezza pagnotta non è mai finito. Ma le vie del Signore sono infinite. Egli è capace di trasformare il male nel bene, come ha fatto con te. Ma scrivici, stai bene. E buon viaggio. Un figlio ha trovato il suo posto nel mondo, ma l'altro lo sta cercando dalla parte sbagliata. Sono molto preoccupato per Aurelio. Avrà un cammino lungo davanti a sé. Io invece è per noi che sono preoccupato. E perché? Ecco. Chiedi perché. La chiesa sta andando a pezzi. Ma no. Le spese aumentano. Dovremmo mettere in ordine anche nei conti. Sarà poco da cantare. Non sono cambiati per niente. Non sarà mica contento. Smettetela di discutere, dobbiamo andare a confessare. Vedrete che si aggiusterà tutto. Quasi. Chi deve confessarsi? Avanti, il primo. Ciao, chi è il primo? Ciao, bambini. Ciao. I primi siamo noi, Noi. Infatti, no. Le confessioni in coppia non sono consentite. Ma noi dobbiamo parlare... Dell'ultrafia. Ma è sempre così. Le confessioni che parlano dei peccati degli altri sono consentite. Su. Ormai la gente pensa che lui sia un santo. E il povero persiano, niente. Allora, chi si confessa? Su. Io. Ma che te? Mi confesso io prima. Sì, confessate mio marito, che c'ha più peccati di me. Perché...
lui dovete sapere che l'altro giorno l'ha beccato lui. L'ho vinto. Ma che gli dici? Questo è un peccato suo, no? Ma fatti i peccati tuoi. E che te stavo anticipando? Non serve, via, forza, su. Ma tu stai ancora qui? E dai, allontanatevi, che la confessione è una cosa seria. Su. Allora, fatti il nome del padre. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Allora, che peccati hai fatto? Su. Vedetemi via. Ma è possibile che sta ragazza non gli piace nessuno? 10 proposte di fidanzamento ha avuto, ha detto no a tutti. Allora, tu che vorresti per lei? Il suo bene, solo il suo bene. E un matrimonio senza amore sarebbe il suo bene, eh? Don Fili, lo sapete che quando ci sono i quadrini poi l'amore arriva, eh? Ah, i quadrini? Ma che fate, ridete? Rido per un piagne. Per penitenza lasciate in pace vostra figlia, che possa trovare un bravo giovane di cui innamorarsi e fare un bel matrimonio. Ego te absolva peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Vai adesso, su. Avanti un altro. Ma mio marito mi ha detto che l'altro giorno si è imbriacato e l'ho trovato che se ne andava... Ancora tu? Ma ha detto tutto tuo marito? Oh! Come si chiama, giovanotto? Aurelio. Grazie, Aurelio. Aspetta, aspetta un momento. Ecco, vai in pace. Grazie, padre, grazie. E levati quella cosa dalla testa. No, il cappello, quella che mai confessato. Eppure il cappello, che in chiesa non si porta. Giovannina! Ti ho portato i miei genitori! Giovannina, ma che piacere! Lui, Annibale, mio marito, non va tanto d'accordo con i preti. Beh, non è il solo. Cosa posso fare per voi? Io ho già avuto 2 bambini nati morti. Forza, zio Filippo! Salva il mio fratellino! Ma io non posso salvare nessuno. Fate in modo che questo possa vivere. Vi prometto che pregherò per lui. Ecco, hai sentito? Andiamo a casa. Giovannina! È mio papà. Far capire loro che tu sei l'unica fonte della gioia, della bellezza. Io senza di te non sono niente. Perché hai scelto me per fare tutte queste cose? Non sono degno io. E anche se amo la gente, la gioia più grande è stare con te. Ma alla fine trovo tempo per tutti, meno che per te. Però finalmente, adesso siamo noi. Pippo! Pippo! Pronti. T'ho trovato. T'ho trovato. T'ho cercato dappertutto. Ho rifatto i conti. E vanno peggio del sole. Come fai a saperlo? Sono 15 anni che mi dici la stessa cosa. Sì, però sono 15 anni, ma tu non mi ascolti mai. Ma io mi preoccupo, perché se vengono a fare un controllo, siamo rovinati, vedi? Gennaio. Sai che cosa stavo pensando? Sto pensando una cosa. Che noi non siamo abbastanza vicini a Dio. Mai, vero? Ecco perché tutti i giorni vieni fin quassù per stare vicino a lui. No, è per stare lontano da te. Grazie. Mi sono laureato, ce l'ho fatta. Mi sono laureato. Grazie. Mi sono laureato, avete capito? Mi sono laureato. Mi sono laureato. Mi sono laureato.
Filippo! Filippo, mi sono laureato! Oh, signore, ti ringrazio! Avevi ragione tu, la mia tesi sulle vite dei santi è piaciuta moltissimo, vogliono pubblicarla! Ah, oh, sono così contento! E adesso che vuoi fare? Adesso niente, devo scrivere il libro, devo mettermi al lavoro, ho bisogno di un posto dove andare! In cucina! In cucina? Certo! No, Filippo, come in cucina? Io mi occupo dei santi! E beh, poi fai una bella santa matriciana! Oh, oh. La santa matriciana? Sì! E intanto Camillo può continuare a stare nel coro. Tu vieni quando vuoi, naturalmente. Sì, perfetto. Tra qualche giorno, allora, Filippo. Sicuramente tra qualche giorno. Va bene, va bene. Quando avete finito di fare il salotto, magari, se mi date la mano a portare la croce. Nostro Signore l'ha portata da solo sul Calvario e tu non ce la fai portare nella chiesa. Forza, su! Fai in cucina? Tutta la tua cultura. Non è uno spreco. Sì. Tua tesi? Sì. Già pubblicata? Non ancora. Mi piacerebbe. È che con questa inquisizione, la censura. Anche se il mio libro parla delle vite dei santi, eh. Perché? Non lo dai a me? Io ho qualche amico in curia, posso vedere di metterci una parola buona. E se poi trovano qualcosa che non va? Che c'è? Hai paura? Sei mica un eretico. No, infatti. Non c'è motivo di temere. Quindi? Non ti aspettavo così presto. Ti avevo chiesto di fare un'indagine accurata su Filippo. L'ho fatta, Eminenza. È stata anche più semplice del previsto. Allora? Hai trovato qualche irregolarità? Basta entrare in chiesa per trovarla. La chiesa è in uno stato di rovina totale, piena di vagabondi, ladri, zingari, senza nessun rispetto per Dio e per la decenza che un luogo di culto dovrebbe avere. È molto strano. Nel corso di questi 15 anni risulta che la chiesa sono stati elargiti molti fondi. Hai un'idea di che fine possono aver fatto? Qualcuno si può essere arricchito? No, quello no. Allora? Ho scoperto che la maggior parte del denaro affluito nelle casse della confraternita è servito per l'oratorio. Ma gli erano stati dati per la chiesa. E più riprese, poi. Non sono mai stati rifiutati. Molto bene. Poi c'è un'ultima cosa. Questa è la tesi di uno dei suoi ragazzi. È una storia sulla vita dei santi e il ragazzo vorrebbe farla stampare. L'ha letta? Sì. Ed è lui che l'ha ispirata. L'autore comunque è un bravo ragazzo, anche se avesse sbagliato. Questo sarà compito nostro giudicare con imparzialità. Il mio compito presso la comunità deve considerarsi concluso? No, credo che siamo soltanto all'inizio. Eminenza. E così Genesio, grande attore della Roma imperiale, si convertì. Ma veramente. E divenne cristiano, poi martire, e quindi fu fatto santo. Vedete come la santità può arrivare per vie imperscrutabili. Questa chiesa è una vergogna per tutta la città. Beh, per quasi tutta, Eminenza. Noi ne siamo orgogliosi. Ma venite, Eminenza. Accomodatevi, Eminenza. Dove sono finiti i fondi che sono stati dati alla chiesa? Beh, abbiamo allargato l'ospedale, abbiamo costruito una mensa per i poveri e poi uno spazio per i pellegrini e per tutti quelli che ne hanno bisogno. Se permettete, Eminenza, chiedo scusa, nell'anno in corso abbiamo distribuito 300.000 pasti circa e assistito 21.000 malati. Abbiamo segnato tutto qua con l'aiuto del mio assistente Michele, giorno per giorno. E potete controllare. Ed io?
Dio invece può restare nell'indigenza? Io vedo Dio nei poveri, Eminenza, non nei muri. Invece dovresti vederlo dappertutto, soprattutto nella sua casa. Da un po' di tempo diamo loro la comunione tutti i giorni, Eminenza. Tutti i giorni? Sì. E hanno digiunato? Beh, per loro, se si tratta di non mangiare, non c'è nessun problema. Sono degni di ricevere il sacramento? Sì, sì, sono tutti confessati. Confessati? Ma li hai visti? Una volta usciti di qui, peccheranno di nuovo. Ma avendo ricevuto il corpo di Cristo, forse peccheranno un po' meno. È un modo per stare più vicino a Dio. È un modo che sa di eresia. Sedete pure. Sedete. Filippo, ma tu voli? No, no, è un gioco. Giovannina. Giovannina. Lo sai che lui vola? Ci vai a casa adesso, però, La mia mamma sta per avere il mio fratellino e non mi vogliono in giro. Va bene, vai da papà, allora. Da quando ho perso il lavoro, è meglio star lì lontano. Volano certe sberle. Ah, allora fa una cosa. Corri da Pierotto in cucina, dai una mano. Su, brava, brava, brava. È successo ancora? Sì. Ma non lo deve sapere nessuno, perché io sono un uomo come tutti gli altri, un uomo normale. No, tu non sei come tutti gli altri. Noi siamo uomini normali. Tu guardi più lontano. Io tante volte faccio fatica a starti dietro. Confessami, Cristiano, confessami. Vieni. Il tuo caso è stato esaminato con serietà e accuratezza. Ringrazio Sua Santità per questa vostra celeste. Non sei stato invitato qui per parlare, Filippo Neri, ma per ascoltarci. Il giorno del Corpus Domini verremo a far visita alla tua chiesa. I lavori di restauro che si trascinano da anni senza costrutto dovranno essere terminati. In quell'occasione dovrai illustrarci le regole che ispirano la tua comunità. Poi, dopo averti ascoltato, sarà compito di questo collegio decidere se la tua confraternita potrà continuare a far parte di Santa Romana Chiesa. Fino ad allora ti sarà proibito confessare.
Oh, Signore, aiutami. Tu lo sai. Tutto quello che mi è nato intorno e che tu mi hai donato, io non lo avrei voluto. Ma ora me lo vuoi portare addirittura via. Se è così che vuoi, sia fatta la tua volontà. Ma se sono io che ho commesso un errore, sono io che devo pagare e non i miei ragazzi. Loro non c'entrano. Non c'entrano. Dammi tutto quello che c'hai, se no t'ammazzo. Ma io non ho niente. Filippo. Mezza pagnotta. Mezza pagnotta. Filippo. Grazie, Signore. Grazie. Ammazza che botta. E beh, è cresciuto. È forte. È successa una cosa meravigliosa. Non sapete chi ho incontrato? Chi? Essere così triste, vedrai che prima o poi lo troveremo. Ma no, non è soltanto per mezza pagnotta. E allora che cosa c'è? Filippo, io non riesco a trovare il coraggio. Ma come uno come te che sta tutto il giorno in ospedale, vicino agli infermi. Oppure non vuoi più lasciare la casa di tuo padre? No, 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 certo che voglio, non è questo. E allora che cosa c'è? Noi, Filippo, continuiamo a cercare. Ippolita, stai tranquilla, vedrai che prima o poi lo troverai. È Dio che stabilisce i tempi e i modi. Andiamo, andiamo a casa, torniamo. Principe Cervino. Dillo. Perdonate. Sono d'accordo. Principe. Madre, cosa stiamo festeggiando? Come mai c'è il principe Cervino? Caro Camillo, il principe Cervini da oggi per te sarà come un padre. Abbiamo raggiunto l'accordo, mi concede la mano di sua figlia. Ti sposi, Camillo. Abbiamo già fissato la data del fidanzamento. Principe! Camillo! Figlio mio, fatti abbracciare. Il tuo scritto è stato letto ed esaminato con attenzione. Siamo rimasti stupiti. Nonostante la giovane età, hai svolto un lavoro egregio. Di qui la Chiesa ti sarà riconoscente. Abbiamo dato l'autorizzazione alla stampa. La Chiesa cerca persone di valore come te. Puoi venire a lavorare qui, accanto a me. Vi ringrazio. Ma preferisco rimanere dove sono. Le tue doti sono valorizzate all'interno della comunità? Sì, sì. Scusate. Giovannina, ma avevi preso tu il mantello? Perché piangi, su? Mio fratello non c'è più. È morto, è morto. Io non voglio più tornare a casa. Ma come no? Oh mio Dio, andiamo. Vengo io con te, su. Mia mamma te l'aveva detto che la dovevi aiutare. Portami tu. Guidami tu, su. Forza, andiamo. Ecco, qui.
Annibale. Arrivi tardi. Preti, siete buoni solo a fare funerali. Vieni, la mamma è di là. Papà! Filippo, l'hai visto? È morto. Filippo, aiuto. Su, dormi? C'è il sole fuori, eh? Apri gli occhi. Basta dormire. Svegliati. È mattina, eh? Non te ne sei accorto? Ancora dormi? Eh? Su. Forza, bella, dai. Svegliati, su. Buongiorno. Era ora, eh? Ce l'hai fatta. Benvenuto. È una bella giornata oggi. Canta, canta. Ha una bella voce. Filippo, è un miracolo. Ma che miracolo? Dormiva e si è svegliato. Sempre sti pensieri bui, eh? Amalo con gioia. Grazie. Un miracolo. Ma quale miracolo? Che miracolo? Dormiva. Io vorrei parlare col marito, dove lo trovo? All'osteria. Beh, bel bicchiere di vino mi serve pure a me. Annibale. Che vuoi? Ah, io niente. È il tuo bambino che vuole qualcosa da te. Mio figlio è morto. E che ne sai? Se non lo hai nemmeno preso in braccio. Ah, prete, qui chi non beve se ne deve andare. No, bevo, bevo. Salute. 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 Ma che cosa stai dicendo? Che devi avere più fede in Dio. Torna a casa e troverai tuo figlio. Vivo. Sei sicuro? Il mio bambino è vivo. Sì, sono sicuro. Grazie. 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 Vai a casa, vai. Sentite, tu che mestiere fai? Il muratore, vero? Sì. Non hai lavoro? No. Allora vieni giù alla chiesa da noi, te lo trovo io. Sì. Grazie. Grazie. A Roma non c'è stato più. Dolce stracci per le strade, e questi se sono fatti tempi cubi. Mezza pagnotto. Mezza pagnotto. Ma chi è? Sapevo che da qualche parte ci stavi aspettando. Vieni, abbiamo bisogno di te. Vieni. Che fai qui? No, vieni, vieni. Basta, pagnotto, no. Vieni. Vattene, Filippo. Devo parlarti. Vattene, Filippo. Vattene. Fermati. Vattene, t'ho devo detto. Parlarti. Fermo, mezza pagnotto. Vattene, t'ho detto. Tu devi andare. È per Alessandro. Tu non lo sai, ma Alessandro è vivo. Sta benissimo. E grazie a te ha trovato Dio. Filippo, non so più uno di voi, lo va a capire? Ma tu non sei mai andato via. Sei rimasto sempre qui con noi, nelle nostre preghiere, nei nostri pensieri, ogni giorno. Figlio, vivo bene qui. In mezzo a questi poveri disperati, nelle bettole. Sì, così... queste bettole, perché nessuno mi giudica. Tu ti giudichi. E non riesci a perdonarti. Vattene. Figli, vattene! 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 L'importante per me è che tu... si è tornato. Questa è l'unica cosa importante. Vattene, figli. Vattene.
È la prima copia. Me l'hanno data loro. E l'hanno già pubblicata. Senza dirmi niente, ti rendi conto? Bravo. Questo lo leggono nelle migliori università d'Europa. Te lo voglio regalare a Filippo. Ragazzi. Filippo. C'è una sorpresa per voi. Vieni. Chi è? Aspetta. Ma non lo riconoscete? Aspetta. È mezza pagnotta. Mezza pagnotta. Pierotto. Pierotto, come stai? Bene. E questo chi è? Camillo. Camillo. Mezza pagnotta. Aurelio. Persiano. Come sei cresciuto? Persiano. Mezza pagnotta. Bentornato. Bentornato finalmente. Questa la riconosce di sicuro. E questo è il modo di tornare. Dopo 15 anni. Ma ti rendi conto di quello che abbiamo passato? Oh! Filippo. No, Filippo. No. Adesso? Volevo dire. Dobbiamo festeggiare. No, Pierotto, tu vai in cucina e fai... Prepara qualcosa di speciale perché dobbiamo festeggiare. Volevo. Vai, dopo, dai, vai, su, vai. Andiamo. Sì. Allora, io gli ho appena dato l'incarico di occuparsi del coro, per cui non... Pierotto! Allora, vai! Veramente, Filippo, io... E poi è tutto il giorno che cucino. Pierotto ha ragione, non fa niente. E poi anche per il coro, Filippo, magari l'hai già affidato a qualcun altro, non lo so. Sì, effettivamente me ne stavo occupando io, però... Avrai più tempo per l'ospedale, no? Su, posta! Dovresti darmi lo spadino. Sì, scusa. Sai, nella casa del signore. Abbiamo sbagliato tutto. Dovevamo fare i delinquenti anche noi. Padre Filippo! Padre Filippo, ci sono anch'io. Eccomi qua. Oh. Io ho portato anche loro. Grazie. Beh, andate subito alla chiesa. Cominciate da dove volete. L'importante è che siamo pronti per il Corpus Domini. Sì. Magari posso andare anch'io con loro. Non lo so, forse sono più utile in chiesa che col coro. No, no. Noi dobbiamo festeggiare. Un uomo aveva due figli. Un giorno il più giovane andò da lui e gli chiese: padre, vorrei la mia parte del patrimonio. E il padre lo accontentò. Ma appena ricevutola, se ne andò lontano, in un paese lontano, e la sperperò. E appena finiti tutti i soldi, fu costretto per sopravvivere ad andare nei campi, a pascolare i porci, a nutrirsi del loro cibo. Poi finalmente un bel giorno il figlio rientrò in sé e pensò: quanti servi a quest'ora nella casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui a morire di fame. E allora tornò e disse al padre: padre, io ho gravemente peccato contro di voi e contro il cielo. Ora non mi sento più degno nemmeno di chiamarmi vostro figlio. Se volete, potete trattarmi come uno dei vostri garzoni. Il fratello maggiore, che stava tornando, il figlio maggiore, che stava nei campi, appena fu vicino casa, sentì una musica di festa. Si festeggiava il ritorno del figlio al prodigo.
Il fratello maggiore si trovava nei campi a lavorare. Al suo ritorno, quando fu vicino casa, udì una musica di festa e un servo gli disse: tuo fratello è tornato. E tuo padre ha ucciso il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò. Il padre uscì a pregarlo, ma lui non voleva entrare. Padre, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo ordine. A me non hai mai dato un capretto per festeggiare con i miei amici. E adesso che questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi averi, ritorna, per lui hai ucciso il vitello grasso. Figlio mio, tu sei sempre con me. Tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava rallegrarci e festeggiare, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. S'era perduto ed è stato ritrovato. Così disse il padre. Lo so. Ma Filippo, perché è così difficile seguire il Vangelo? Perché è semplice. Vieni, vieni, vieni qua. Mi raccomando, mi raccomando. Al tre. Uno, due, tre. La 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 la. Di giorno c'è il sole, di notte la luna, un fiore che cresce con il tempo profumo. L'acqua e la vita, il pane e la terra, un piccolo seme diventa una perla. È con pazienza che devi aspettare, il seme piantato potrà germogliare, e con le cure l'amore che avrà, il seme piantato vedrai sboccerà. Di giorno c'è il sole, di notte la luna, un fiore che cresce col tempo profumo. L'acqua è la vita, il pane è la terra, un piccolo seme diventa una perla. Ora del fiore io sento il profumo, l'odore dell'aria è più dolce che mai. Anche la terra felice sarà, che un altro fiore profumo darà. La 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 la. Finire del concerto. Ah, sì, è vero. Dopodomani faremo un grande concerto per trovare i fondi per costruire la nuova chiesa. Vi aspettiamo tutti, naturalmente. E se volete darci qualche moneta anche adesso, noi non la disdegniamo, vero? Certo che da padre Filippo non me l'aspettavo. Cosa, Gagliotto? Che cosa? Non lo fate parlare, sora Novella, non lo fate parlare. Quel giovanotto a cui padre Filippo ha affidato il coro, non è che ci abbia passato irreprensibile. Ma perché? Che cosa ha combinato? De tutto. Furti, rapini, omicidi. Omicidi? Più di uno. Ma siete sicuri? E se no non stavamo qua a parlare. Ha fatto una strage. Con donne e bambini. Padre, vi devo parlare. Sono molto stanco, Camillo. Non possiamo parlare domani? Io non mi voglio sposare. Ma cos'è questa sciocchezza? Allora è per questo che hai sempre questa faccia a lutto? Ma no, no, questo non è un capriccio, credetemi. Ho capito, ho capito. Non ti piace la principessina? Ma se non ti aggrada quella moglie, ne troveremo una più bella. Il principe e sua figlia se ne faranno una ragione. Padre, io voglio diventare prete, accanto a Filippo. Tu farai quello che ti dico io. Tu sei il mio unico figlio e mi dovrai dare un erede. Ma così ne avremo tanti di eredi, tutti i ragazzi dell'oratorio. Ma come osi rispondermi?
Come osi disobbedirmi, eh? Questa tua arroganza è intollerabile! Non ti permetterò mai più! Quando ti sarai ripreso andrai da padre Filippo e gli dirai che hai cambiato idea. Poi partirai per Orvieto e comincerai ad occuparti delle terre e degli affari di famiglia. Hai capito? Eh? Ah. Dai ragazzi, che iniziamo! Bambini, dove sono gli altri? Abbiamo il concerto. Dobbiamo raccogliere i fondi. Io non lo so. Clemente? Clemente, Giulio, Pietro, a casa, veloce, tutti e tre. Forza a casa, ho detto. Forza! Ma che succede? Che succede, mi chiede? Che succede? Se volevo che i miei figli crescevano come un delinquente, li lasciavo per strada. A casa, ho detto. Veloci, tutti e tre, forza! Ci sono. Hai visto Camillo? No, non è venuto in ospedale? No, e sono un po' preoccupato, bisognerebbe andare a chiamarlo. Sì, forse ha preso un po' di riposo, l'ho visto molto, molto stanco negli ultimi giorni. È il pane. No. Ah! No, niente. Mi hanno scritto dalla Francia e questi professoroni hanno saputo che... il mio libro è un successo in Italia e in Spagna, hanno deciso di tradurlo, ma... questi matti hanno deciso di venire a conoscermi. E vengono da Parigi apposta per me. Ebbene, ma non sei contento? Certo, come no? No, aspetta, ferma, Michele, respira. Mezza bagnotta. Mezza bagnotta! Che ha fatto? Ha preso le sue cose e... se n'è andata? Sì. Padre Filippo, padre Filippo, scusate se vorrei raggiunto fin qua. Vorrei essere confessato. Ma non lo sai che mi hanno proibito di confessare? Ho capito, ma io c'ho un peso qua che... Dove ce l'hai il peso? Pure qua davanti. No, non scherzate, padre Filippo. No, hai ragione, non è il momento di scherzare. Io devo parlare con qualcuno. Siete. Ti posso confessare, faremo due chiacchiere fra amici. Io so perché in mezza bagnotta se n'è andato. Ah. Cioè, so chi ha parlato male di lui. Ma anche io, che mi sei venuto a parlare dei peccati degli altri? No, il peccato è mio. Siamo stati io e mia moglie a mettere in giro sta voce che lui ha rubato, che ha ammazzato qualche persona. Molte persone. Ma che ti è venuto in mente? Mi è venuto da esagerare. L'anima dell'esagerare? Ma perché? Perché se ne doveva andare? Io ho visto come si guardavano lui e Ippolita. Non ci ho più visto. Decine di pretendenti. Mi sceglie l'unico delinquente. Perché voi siete senza peccato.
No. Anzi, se io ho fatto del male, mi spiace, ma... Ma adesso che posso fare? Mi piacerebbe che Pierotto facesse un bel brodo di carne per tutti. Allora vai a prendere una bella gallina, la più grossa che trovi, me la porti e io gliela do. Con l'accortezza, però, che durante la strada la devi spennare. Cammini e spegni, cammini e spegni. Quando arrivi, la gallina deve essere nuda, va bene? Porto pure i miei mogli. Sì, ma spenna solo la gallina, però, eh? Va bene? E tutto qua? No, tutto qua, abbiamo chiacchierato, no? Padre Filippo, lo devo dire. Certe volte non ve capisco. So io che non ve capisco a voi. So io. Se mangia del piede. Mica lo sapeva. Non credere che io sia qui per te. Infatti è meglio se te ne vai. Questo non è un posto adatto a una donna. Questo non è un posto adatto a nessuno. Nemmeno ad un irresponsabile come te. Guarda che se io me ne vado, quella che ci guadagna sei tu. Tanto che te ne fai di uno come me. E chi ti ha detto che io ti voglio? Se sono qui solo per Filippo. Perché non deve più soffrire per te. Perché nessuno deve più soffrire per te. Ma non capisci? Io per Filippo posso anche essere il figlio del prodigo. Ma per gli altri sono solo un delinquente. Cos'altro dobbiamo ancora fare per farti capire che ti vogliamo bene? Basta! Vieni. Sì, certo. Però adesso voi fate una cosa, tornate indietro e raccogliete tutte le penne che avete staccato dalla gallina e me le portate. Le penne? Sì. E non è possibile. Ma che sei lontano? Sì, certo. Saranno volate via. Già. E nessuno può sapere da adesso in poi dove andranno. Proprio come le parole che avete detto voi su mezza pagnotta. Padre, padre, aprite, avete vinto, partirò per Orvieto, avete vinto.
Filippo? 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 È successa una disgrazia, dobbiamo andare di corsa. Camillo? Di là. Non ho trovato neanche il coraggio di ammazzarlo. Ma che dici? Ha bisogno di un dottore. Posso portarlo al nostro ospedale? No! Voi avete già fatto abbastanza. Adesso ci pensiamo noi. Voi presto, prendetelo. E ve lo dico per l'ultima volta. State lontano da mio figlio. Andiamo. Presto! Bentornato. Grazie. Ho saputo di Camillo. Come sta? Non lo sappiamo. Ora è col padre. Filippo. Filippo. No, no, avevo capito che fosse così fragile. E io che gli chiedevo di essere forte. L'ho abbandonato e dovevo tenerlo con me. Io ho sbagliato. Ho sbagliato con lui, ho sbagliato con voi, ho sbagliato con tutto. Ma non è vero che hai sbagliato tutto, Filippo. Sì che è vero. Io predicavo la gioia. E non ho seminato che dolore. Non dire sciocchezze, Filippo. Tu hai seminato amore. Noi eravamo al buio e ci hai dato la luce. Ci hai insegnato a ridere, a credere che la vita poteva essere buona, che la gioia avvicina a Dio. Senza di te saremmo stati un branco di cani randagi per tutta la vita. Invece guardaci adesso. Siamo degli uomini. Non è bastato. Sì che è bastato, siamo cresciuti. E nessun padre può tenere tutta la cattiveria del mondo lontana per sempre. A mezza bagnò. Sei diventato più saggio di me e sei mezza pagnotta. Fili, se ce lasci pure tu. Certo. 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 So di non essere gradito in questa casa, ma vi chiedo solo umilmente di poter star vicino al vostro figlio. Tenetevelo pure. Vi ho odiato. Ma non riesco a provarne rimorso perché voi avete già tanti figli. Io ne avevo uno solo. E voi me lo avete portato via. Oggi sì, forza. Sto troppo male, Filippo, non posso mangiare. Ma non puoi o non vuoi? Guarda che questo è un giro, Che giro? Tu non mangi perché stai male. Però
stai male e che non mangi. Se mangiassi staresti. Mangia qualcosa almeno tu, Filippo. Sono giorni che non mangi niente. Io, sono giorni che non mangiamo niente, tutte e due. Vorrà dire che moriremo madri. A digiuno. Che buono, su. Ce la faccio. Vabbè, portate via. No, aspetta. Questo è un buon padre, quello che fate voi. Un uomo che sta accanto a suo figlio senza chiedergli niente, che gli fa solo sentire che è con lui e non lo lascia mai solo. Io volevo solo un figlio forte e coraggioso, come sono stato io e come è stato mio padre, il padre di mio padre. È un figlio felice, non vi sarebbe piaciuto? Felice? Felice di che cosa? Di morire di fame? Di lavare i vagabondi e i malati negli ospedali? Felice di amare e di essere amato, nel modo in cui Dio l'ha chiamato a farlo. Ah, là fuori il mondo non è come lo credete voi. E se non fosse del tutto come la pensate voi? Padre Filippo, non è che volete convertire anche me? No, no. Per ora mi basta avervi fatto sorridere. Un passettino alla volta, piano piano. Volete continuare voi? Filippo? Filippo! 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 Te l'avevo detto, ma da quanto è che non mangi? Più o meno da quando non mangi tu. Non sto in piedi. Ci credi, devo mangiare qualcosa. Aspetta! Ecco! Ecco, ecco! Guarda! No, no, no. Mangia. No, no, non posso. Mangia. Sto male, non posso mangiare. Un po', fallo per me, Filippo. No. Ma è buono, non so. È buono, è buono. Guarda, guarda. Aspetta, dammi un altro cucchiaio. Usa questo, dai. No, no, lo porto sempre con me uno oggi. Adesso non lo trovo. Un altro cucchiaio. Ma guarda. Ma è avvelenata. Come avvelenata? La minestra è avvelenata. Ma stai delirando, è buonissima, guarda. Ma non si può sapere ancora. Mangia un altro cucchiaio, fammi vedere. Fammi vedere. Poi mangi. Sì. Mangi. Forse non era avvelenata, forse. Non è avvelenata, hai visto? Chi è venuto a trovarmi stanotte? Una persona che ti vuole molto bene. E perché se n'è andata? Perché ha paura che tu non gliene voglia più. Filippo, valla a chiamare. Ti voglio parlare. Se vuoi, aspettami fuori. Va bene, io vado. Però finiscila, se no non vado. Finiscila, Te lo prometto. Ci è rimasto un pezzetto di fagiano per il principe, mica per me. Che
Camillo! Camillo! Sono io! Ci siete mancati! Anche voi ci siete mancati! Stavolta sei venuto per restare! Sì, non ti preoccupare, stavolta non faccio scherzi, rimango! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Ma dove sono gli altri? Allora? E dai, sbrigati! Che c'è paura? Ma che succede? Filippo, io... Filippo... Ma che, Michele ti ha contagiato? Zagagli? No, è che io non so quanto mi tratterrò, perché... Cioè, non ti aspettavi mica che io mi facessi prete, vero? Perché... E diglielo che ci sposiamo, dai! Veramente? E ho paura che tu non sia contento. Ma come non sono contento? Voi pensavate che io volessi fare del mondo un monastero? Il sacerdozio non è l'unica via alla santità. Anche chi si sposa può essere gradito al Signore. Abbiamo anche il consenso di mio padre. Michele, hai sentito? Finalmente una festa grande! Gagliardo! Ha detto Gagliardo senza Zagaià! L'ho detto, Gagliardo! 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 Scusate, stiamo cercando un nostro collega. Ci hanno detto che era qui. Un vostro collega, certo. E l'autore di questo libro? Sono io. Voi? Sei voi? Siete voi? Noi veniamo da Parigi per discutere delle traduzioni. Sì, certo, la traduzione, ovviamente. Accomodatevi, vi prego. Posso chiedervi prima di sbucciare queste carote, di rompere le uova? Grazie. Ma noi dobbiamo parlare del libro. Certo, assolutamente. Ma suppongo sappiate che pensare mentre si fa qualcosa di manuale può aiutare a concentrarsi. Abbiamo trovato il vostro libro straordinario. Oh, grazie. Veramente molto interessante. Com'è venuto in mente a un intellettuale di lavorare in cucina? Ah, no, no, non è stata la mia idea. È stata di Filippo. Filippo? Sì. Le sa? Il santo è qui? La fama della sua santissima carità è arrivata fino a noi. È possibile incontrarlo? È possibile? È possibile, ma prima le verdure. Professor. Finita la sua lotta, si sposò mezza pagnotta. Mangiate, mangiate, mangiate. Via, dai, via, mangiate pure. Ce n'è per tutti, su, forza. Dai, mangiate. Filippo, però dici qualcosa, ci lasci così un discorso, due ancora? Parole. Ancora. Vabbè, allora, siate felici che potete. Loro sono i saggi francesi, sono qui per il libro e volevano conoscere il grande Filippo. Ah, Filippo, c'est dentro la chiesa. Ah, dans l'église. L'église, sì, mi scordé. È piccolo, petit, basse, un nano. Grosso, brut, ma grosso come si chiama un abbacchio. Ah, abbacchio? Abbacchio, c'è le fisse della pecora. Beh, sarà. Mangé, sì. Ma così ti prenderanno per matto. Meglio che mi prendano per matto che per santo, che è più divertente, eppure meno impegnativo.
Buongiorno, fratelli. Come vanno i lavori? Mi sa che qui siamo in ritardo. Ma se vi ho detto che il Papa viene fra 20 giorni, non possiamo essere indietro. Vabbè, vuole dire che ci diamo da fare noi, eh? Secondo te si può essere felici da soli? Boh. Andrea ha detto boh. No, non si può essere felici da soli. Posso? Grazie. Perché la felicità di ognuno di noi deve essere divisa con la felicità di tutti gli altri. Ora, dove la troviamo questa felicità? Non dire boh, che l'amore di Dio non ci abbandonerà mai. Deve essere tutto pronto per la festa del Corpus Domini. Su, su! No, no, che fai lì? È pericoloso! Fermo, fermo! No! Ora non si può essere felici se... Persiano! Ho detto che era pericoloso di non stare lassù. Adesso è morto. Persiano. 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 Persiano, amico mio. Filippo. Sei venuto. E certo. Ma non sono venuto per te. Sono venuto per me, mi devi confessare. No. Questa volta tocca a me. E cosa vuoi confessare tu? Qualche volta sono stato un po' pesante con le penitenze. E poi... Ego te absolvo peccati tuis, in nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ora sono felice. Citato. Bene, molto bene. Come tutte le case senza fondamenta, anche quella comincia a scricchiolare. Bravo Aurelio, hai fatto un ottimo lavoro. Sono lieto che voi apprezziate il mio lavoro per il bene della Chiesa, però vi chiederei di sospendere la mia presenza in comunità. Proprio adesso? Proprio adesso che anch'io ho una buona notizia da darti? Si è liberata una sede vescovile in Francia. E ci sono buone possibilità per me? Te l'ho già fatta segnare. Oh, grazie, Enzo. Grazie. Al lavoro, forza! Ci abbiamo una chiesa da finire, eh? Filippo! Tu concentrati sul discorso da fare a Papa. Qui ci pensiamo noi. Vabbè.
Ciao, Filippo. Aurelio, è da un po' che non ti fai vedere. Vieni. Siedi qua. Mi hanno assegnato una sede vescovile in Francia. E poi lo dici così. Sarai contento. Hai ottenuto quello che vuoi, no? Così anche tu sarai orgoglioso di me. Io voglio bene a tutti i miei figli in ugual misura. Aurelio, che fai? Ci dai una mano? No, devo andare. Vado in Francia. Ah, Filippo, il cardinal Capurzo ti vuole parlare. La deriva sempre più evidente della vostra comunità. Il tentato suicidio di un giovane nobile. La scelta di affidare l'educazione musicale di più piccoli a un delinquente. La gente che comincia a inventarsi strane leggende su tuo conto, come quella che faresti resuscitare i morti. La visita del Papa e della sua delegazione è stata anticipata a giovedì prossimo e sarà giudicato per i tuoi atti e le tue parole. Ancora un consiglio. Se vuoi evitare il peggio, ti conviene fare un po' di pulizia all'interno della tua comunità, prima dell'arrivo del Papa. Questo potrebbe favorire la sua clemenza. Amici, ascoltate tutti. Il Papa ha anticipato la sua visita giovedì prossimo e deve trovare i lavori della Chiesa finiti. Senza il vostro aiuto è un'impresa impossibile. Quante volte Filippo ha aiutato tutti noi. Bene, oggi abbiamo noi l'occasione di aiutare lui. Dai, mezzo spagnolo, andiamo a lavorare. Non ce la faremo mai. Ah, bevi un po', dai. Grazie. Ci hai convinti? Il mio papà! Giovannina! Figlia mia, vieni dal papà. Guarda. Fermi, calmi. Aspettate, aspettate, buoni, buoni, fermi. Ami! Ascoltate! Dobbiamo andare avanti tutti insieme! Tutti insieme! Brava Giovannina! Gli uomini! Andate sulle impalcature, pensate ai capitelli! Andate sulle impalcature, sui capitelli! Le donne, andate a sbrogliare le corde! Tutti, aiutino tutti! Avanti! Prendi qua! Prendi là! Anche tu! Coraggio!
torniamo al papà. Tra 3 ore. Forza! Ragazzi, su, l'ultimo sforzo, ce l'abbiamo fatta, eh? Dai, manca l'ultimo sforzo! Ma come avete fatto? Manca solo la campana, solo che adesso bisogna tirarla su. Ci vorrebbero dei buoi, eh. Possibile. E chi l'ha detto? Voi tutti! La volete la campana? Sì, sì o no? Allora via, forza, via! Tutti di là, allora, via! Forza, di corsa! Via! Mi raccomando, scrivete tutto quello che Filippo dirà. Parola per parola, spiegazione per spiegazione, anche se il discorso sarà lungo, dobbiamo poterlo esaminare tutto. Sono stato chiaro? Forza! Forza, ragazzi, un altro sforzo, dai! Potete parlare. Per essere obbediti bisogna dare poche regole.
Datemi il vostro cappello. Santità, prendete il mio. Padre Filippo, avvicinatevi. Nessuno lo merita più di voi. Santità, io cardinale, la diocesi quest'anno si è accresciuta di 2.000 campi coltivati a grana. Incremento di 1.500 capi all'abbazia di San Clemente. Senza tener conto dei vigneti. Sì, oui, sì. Abbiamo molti campi in estensione. Caro Filippo, avevi ragione. Ho raggiunto tutto quello che ho sempre desiderato. E mi sembra di non avere niente. Se ripenso alla mia vita, le cose più belle che ho avuto sono state la carezza di uno zingaro. E il tuo sorriso. Volete oggi facciamo qualcosa di nuovo. Vi insegno a scrivere. Noi? Ma su cosa scriviamo? Qui ragazzi. Troppo difficile. No, no, per niente, io ho imparato alla vostra età. E che ti ha insegnato? Lui. Bello. Adesso puoi toglierti il grembiule. Vieni con me. Voglio mostrarti la tua nuova stanza. D'accordo. Ah.
Vieni, vieni. Filippo. Ecco qua. Questa è la tua stanza, io non posso, non sono degno. Ah, non fare storie. Prima però... fammi riposare. Dimmi un po', come faceva quella canzoncina che vi avevo insegnato, che cantavamo insieme e che tu stonavi sempre? Canta. Come fa? Paradiso. Sì. Paradiso. Paradiso. Preferisco il paradiso. Ancora sto. Paradiso, paradiso. Paradiso. Preferisco il paradiso. Paradiso, paradiso. Paradiso, paradiso. Iso. Paradiso, paradiso. Filippo! Filippo è morto.